Allora, cambio la prospettiva videocamera così sembra che sia in due momenti diversi che abbia registrato, quando in verità è stato nello stesso momento. Io ho mezz'ora per prepararmi, devo preparare le clips da consegnare a un cliente e questa è la priorità, ragazzi. Spero di farcela perché sono tante clips e non so quanto tempo ci mette a insomma, trasferirle nel computer. Però, succhetto, un pochino di colazione. Ci sta, ragazzi. Sono andato a accompagnare la mia amica alla stazione e praticamente mi ha messo un po' di tristezza, neanche tristezza, sì, un po' di tristezza perché vabbè, lei va in Francia e tutto, ma io tanto che non prendo treni, che non viaggio. Io adesso questa cazzo di farfalla l'ho vista e non mi sfuggirai, brutta stronza. Ok, è tanto che non viaggio, è tanto che non visito posti, che non faccio la valigia e quant'altro, quindi non vedo l'ora che sia agosto così potrò fare Sardegna e poi Napoli, cioè back to back viaggetto e sarebbe super top. Poi devo andare a trovare il mio amico a Berlino prima o poi, una mia amica a Cannes, che non ci sono mai stato in Francia. Cioè in quella zona, vabbè, vicino a Nizza, vabbè, no, non sono mai stato a Cannes, semplicemente Francia, sì, chiaramente ci ho vissuto. E Germania, devo con Charlotta dobbiamo organizzare, vogliamo andare in Norvegia, ma sono tutti piani da qua a entro un anno, diciamo, entro un anno. E niente, ragazzi, adesso mi devo assolutamente preparare. Trovare l'adattatore perché il mio cliente ha un hard disk, uno di quelli vecchi, e che non è USB-C. Di conseguenza devo trovare il cavetto giusto, cioè devo trovare l'adattatore giusto perché il mio computer non ha l'attacco normale, quindi si fatica. Va bene, dai, vi metto giù così inizio a lavorare, che sennò perdo tempo. Non so, ragazzi, oggi sono particolarmente stanco. Ora sto qua, mi mangio un gelatino. In giardino, anche se non c'è così bel tempo, proprio per niente. Stasera devo andare sul lago e non ho voglia. Voglio dormire per qualche ragione. Dormito poco. C'è tipo un geco ciccione. Praticamente in giardino c'è il dispositivo per innaffiare che va a tempo, no? Metto la sveglia e lui innaffia da solo. E non funziona più. Quindi a distanza di un anno sono dovuto andare su Amazon per vedere se si poteva fare il reso o quant'altro. E è fuori che non si può fare perché è passato un anno. Allora contatto Amazon direttamente, quindi al posto di selezionare l'oggetto vado, entra in chat con un agente, spiego la situazione e mi attivano subito il reso. Cioè io non capisco se ci sono delle corsie preferenziali in Amazon, se parli con qualcuno rispetto a che seguire la procedura normale. Fatto sta che dovrebbe in settimana, intanto ho già comprato quello nuovo che mi arriva domani e poi appena mi arriva prendo la scatola di quello nuovo, ci metto quello vecchio dentro e lo do indietro. È un peccato. In questi giorni che non ha funzionato il prato si è seccato tutto completamente, mannaggia. Questo tipo stra semplice come gelato, per nulla impegnativo, nulla di complicato, ma è esattamente quello che ci vuole. Un bel biscotto alla vaniglia. Fa ridere perché tipo in America questo si chiama ice cream sandwich. E noi come ce lo chiamiamo? Biscotto? Cucciolone? No, non lo so. Sicuramente non panino al gelato. Ragazzi, spero che si senta, anche stasera si lavora e tra una mezz'oretta arriva il DJ e iniziamo a fare il video. Spero che voi mi sentiate, mannaggia. Guarda qua. Vedete ragazzi, oggi non sono riuscito a fare video tra una cosa e l'altra. Però vabbè, siamo qua. Siamo qua adesso. Già una birretta fatta. Dopo vediamo se riusciamo a fare tutto. Chi si può credere? L'ultima cosa che mi aspettavo, ragazzi, sinceramente, per forza di matrimonio, dai, spacca. Vabbè, vi dirò, questo è l'ultimo posto di cui mi aspettavo una proposta di matrimonio, però non ci possiamo lamentare, tra poco inizio a lavorare. Niente, ragazzi, seratina finita, adesso torniamo a casa.
ci aspetta una quarantina di minuti di viaggio. Purtroppo sono stanco morto, ho un sacco di ore di sonno da recuperare. Adesso non so se vado a casa, a dire la verità, o se vado tipo all'amen. Mi fa ridere perché stavo mettendo via l'attrezzatura, saluto, bidibim barabam, e poi sto andando via e il tecnico delle luci tipo mi dice: hai dimenticato la tua videocamera, questa qua ragazzi, senza di questa avrei perso tutto. Mannaggia. Oh ragazzi, deciso, stasera stiamo a casa, non usciamo, non basta, anche perché è 1:40, quindi durerei gran poco. Devo assolutamente recuperare, stanotte provo a raccimolare un po' di energie, proprio stanchino, devo anche editare il video, domani devo editare tutti questi vlog, devo fare il video di stasera. Miseriaccia larga, miseriaccia! Il 23 luglio è il mio compleanno, il 22 sera ho deciso di organizzare una pericena, un aperitivo, una pericose, una cena peri a casa mia, invitare 2-3 amici in croce, nulla di grosso, e quindi devo iniziare a fare anche la spesa, quant'altro, perché manca una settimana oramai, mannaggia, tante cose. Ragazzi, sono proprio stanco, non so neanche cosa dire, sono proprio stanco, come al solito ultimamente vlog, ma non è che manca di character, perché alla fine faccio sempre la mia giornata, solo che manca forse di varietà, perché non sto cucinando, oddio sto qua alla precedenza, non sto cucinando, non sto facendo attività strane, non sto intervistando, è un po' la normalità della situazione ragazzi, la routine, questa è la routine, io la filmo e quando posso, quando mi ricordo la filmo, e quindi ragazzi fate parte di questo mio percorso. Mamma mia che stanchezza, io appena arrivo a casa scarico le cose e mi fiondo a letto, chiudo qualsiasi scuro, spifferi, non voglio vedere neanche un briciolo di luce, deve essere buio pesto. E ragazzi, in tutto questo io vi invito come al solito, visto che siamo a fine video, sapete già cosa sto per dire, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mi raccomando, numerosi, fatemi sentire voluto, apprezzato, e spero che insomma i miei video vi portino un po' di quotidianità, sono molto leggeri, alla fine mettete il sottofondo, fate le vostre robe e intanto mi date views e money e quant'altro, che poi è una cazzata perché io non guadagno neanche un euro facendo questa cosa, assolutamente zero, però insomma mi fa piacere sapere che cosa fa questo incontro umano, lo scooter, vabbè, mi fa piacere. Ragazzi, detto questo, basta, ascolto gli ultimi 5 minuti di macchina, un po' di musichetta e ci vediamo domani.